Per più di 30 anni ho rapinato banche in quasi tutta Italia. Come stai, Francesco? Bene, oggi bene. Puoi raccontarci un po' chi sei, da dove vieni? Mi chiamo Francesco Gherardini, ho 57 anni e fra non molto 58. Sono nato ad Affori, che è un quartiere di Milano, della periferia di Milano. Per più di 30 anni ho rapinato banche in quasi tutta Italia, pagando duramente, avendo scontato oltre 20 anni di carcere, non consecutivi fortunatamente, insomma. Più Quindi quasi 20 anni di carcere, di quasi vent'anni, più di più vent'anni. di 20 anni, sì. Ho smesso per scelta, così come per scelta avevo iniziato a delinquere, anche se a dire per scelta, la vita che ho intrapreso oggi con la consapevolezza delle mie radici, chiamiamole così, della mia famiglia, del quartiere in cui sono nato, mi fa un po' sorridere, nel senso che era quasi un destino tracciato, segnato, no? Mi sono limitato a seguirlo perché era l'unica strada un po' che mi si presentava davanti, no? Cosa facevano i tuoi genitori? Mia mamma era una casalinga, mio papà è stato, anzi, per poco tempo un impiegato di banca. In realtà, anche in quel periodo in cui lui era un impiegato di banca da giovane, io ancora non ero nato, già mio padre, insomma, trafficava, diciamo, nel sottobosco semilegale. Stiamo parlando degli anni 50, dei primi anni 60, quando a Milano esisteva il contrabbando, dalle sigarette a qualunque altra cosa di contrabbando. E mia mamma è sempre stata una casalinga, non ha mai lavorato, per cui. Quindi queste sono le origini della mia famiglia. Non eravamo e non siamo mai stati una famiglia né povera né tantomeno disagiata, anzi tutt'altro. Anche quando mio padre ha smesso ufficialmente di fare il bancario, licenziandosi tra l'altro e diventando a tutti gli effetti un contrabbandiere di sigarette, e poi in quegli anni, beh, sono nato io, il suo evolversi nel mondo, diciamo, chiamiamolo criminale, perché poi insomma quello è, ha seguito di pari passo la mia infanzia, la mia giovinezza, ma anche la mia infanzia, perché insomma io ho ricordi molto, molto giovani, inteso quando già andavo nelle scuole, alle scuole elementari. Ogni tanto capitava che in casa di notte piombasse la finanza a fare perquisizioni, per cui già da allora ho questi ricordi non troppo ortodossi, per intenderci, no? Anche se per me allora era la normalità, non me li sono mai vissuti con angoscia, anzi per me quelli erano i cattivi che venivano a disturbare, no? L'andamento di casa, no? Quindi, e di conseguenza ho seguito quella strada, no? Ho seguito inconsciamente, senza mai far un pensiero diverso su che cosa potesse essere una vita di una famiglia normale, no? Pur andando, sempre frequentato le scuole, sia le elementari che le medie, con buoni risultati, ma le altre famiglie, l'unica cosa che percepivo, diciamo fino alle scuole medie, era che le altre famiglie erano un po' diverse, no? Dalla mia. Però reputavo la mia la migliore di famiglia, gli altri per me erano gli strani, io eravamo quelli tosti, insomma. No? Questo è. Tu a scuola come ti piaceva andare Sì, comunque? molto. Eri bravo? Sì, molto. Non mi dispiaceva andare a scuola, non ci andavo Di male. malvolentieri, non mi sono mai buttato a capofitto sui libri, ma perché a scuola io seguivo, per cui i compiti non mi veniva difficile farli, seguivo le lezioni, non sono mai stato bocciato. Ho finito le scuole medie, ho intrapreso il liceo, ho fatto il liceo scientifico, interrotto per via del mio primo arresto, però. Quindi a quanti anni c'è stato il primo arresto? Appena compiuti 14 anni per uno scippo
fatto Milano in Piazza Vetra, io e un mio amico, allora lui maggiorenne della Comasina, perché Afori e Comasina erano divisi da un passaggio a livello. I miei marciapiedi sono stati quelli della Comasina. Quindi quando da ragazzo uscivo di pomeriggio dopo la scuola, io andavo in Comasina. Per me, tutti quelli che poi sono diventati o già lo erano i criminali noti di quei tempi li conoscevo tutti, o direttamente o indirettamente, perché magari io frequentavo i fratelli più piccoli che avevano la mia età. Certo. Quindi un primo arresto è stato per uno scippo fatto a Milano, un giapponese vicino alla stazione centrale, e ci hanno arrestato poco dopo. E la tua famiglia come ha reagito a questo arresto? Bene, mia mamma mi ha portato il pacco al Beccaria con i vestiari. Ricordo il pianto di mia mamma, ma ricordo ancora di più il mio di pianto di disperazione, perché per la prima volta entrava in carcere ed ero stato spaventato a morte dalla polizia, dalla macchina dei quattro agenti che mi portavano. Ricordo, era una vecchia Alfa Sud, e il poliziotto che mi mise le manette, essendo io molto giovane, un ragazzino ovviamente senza neanche un filo di barba, mi diceva, mi prospettava sicuramente un momento o più momenti di violenza anche fisica e spirituale, perché mi avrebbero preso di mira in quanto molto giovane, mentre invece a Beccaria, già allora, come oggi, ci sono anche ragazzi che sono già maggiorenni, perché con un buon comportamento nei carceri minorili si può anche restare fino al 21° anno di età. Tant'è vero che poi, insomma, nei contrari. Quindi ricordo il mio pianto dopo 2 giorni o 3 giorni, non ricordo bene, che mia mamma mi venne a trovare e volevo andare a casa, ovviamente, no? Quindi piansi davanti a mia mamma, abbracciandola, chiedendogli portami via, no? Invece tuo padre? Mio padre non venne mai a trovarmi, ma perché la mia permanenza al Beccaria, il carcere minorile di Milano, durò poco, durò solamente 7 giorni. Perché mi fecero un processo per direttissima, in quanto arrestati praticamente in flagranza di reato, quindi proprio 2 ore dopo mi diedero il perdono giudiziario. Quindi io uscii mentre il mio socio di allora, maggiorenne, venne condannato a 1 anno e 11 mesi, e finì a San Vittore, dove già ero. Quindi io feci solo una settimana, e in quella settimana venne solo mia mamma a trovarmi. Poi mio papà lo vidi la mattina del processo in tribunale e poi il pomeriggio andavano a prendermi fuori la Beccaria. Però non, diciamo, non la presero bene, ma non ricordo neppure i drammi, insomma, no? Diciamo che secondo me rientrava nell'ordinaria amministrazione di quello che poteva accadere in quella famiglia. Se lo aspettavano, secondo te? Secondo me sì, insomma, io già. Ci spieghi cos'è il perdono giudiziario? Allora, il perdono giudiziario è una forma giuridica che si può applicare una sola e unica volta quando sei minorenne e commetti un reato, anche se di grave entità, purché non un reato di sangue, quindi no, che comprenda un omicidio, un tentato omicidio. Ti può venire concesso se ovviamente sei incensurato, se è il primo reato, se sei minorenne, e ti può venire data questa seconda chance di mantenere la fedina penale pulita, e di conseguenza così fu. Anche perché il maggiorenne, diciamo che si prese un po' la colpa, no? Perché lo scippo lo fecimo con la moto mia, che era una moto da cross 50, guidavo io e lui di dietro. Ma lui, essendo già pregiudicato, sapevamo che non se la sarebbe scampata, lui disse: diremo che insomma ti ho un po' costretto a guidare, quasi soggiogato. In realtà non era affatto vero, era una versione concordata. Quindi mi diedero il perdono giudiziario e riuscii a uscire pulito. Con il senno di poi il perdono giudiziario, pensi ti sia servito? Assolutamente no. Ovviamente è una cosa molto personale, no? Un ragazzo minorenne che commette un reato lo può commettere per mille motivi, no? Per stupidità, per ingenuità, per errore. E quindi sicuramente può essere un'ottima istituzione giudiziaria per dare veramente una seconda chance. A me personalmente, oggi ne sono assolutamente convinto, ma era anche allora la stessa convinzione, nel senso
che io quel perdono giudiziario assolutamente non l'ho sfruttato nella maniera corretta, perché me lo sono vissuto da subito come l'ho fatta franca, mi è andata bene, ottimo così, ma non c'è mai stata nessuna intenzione di coglierla come la seconda chance di fare altro, anche perché, come dicevo prima, la mia famiglia non faceva altro, no? Non siamo magari più avanti nei dettagli vi spiegherò che cosa succedeva nella mia famiglia, però nell'immediatezza, ma intendo nei giorni successivi, cioè io ero di nuovo in giro per la Comasina a rifare disastri come avevo fatto precedentemente, no? Anzi, per me è stato il alzare l'asticella, no? Gli scippi ormai, robetta. Facciamoci lo step successivo, no? Cominciamo magari a recuperare un'arma che allora era parecchio facile recuperarla e cominciamo a rapinare magari i supermercati. E così fu. Personalmente non è servito, anzi. Quindi una volta uscito da questi 6 giorni di carcere, quando ci sei rientrato? Uscito dalla mia prima carcerazione, anche se è stata molto breve, come ho detto solo 7 giorni, non sono più ritornato al carcere minorile, al Beccaria. Per cui diciamo che per 4 anni l'ho fatta franca. In questi 4 anni ho continuato un'escalation criminale, pur continuando a mantenere un'apparenza diciamo sociale buona, perché a scuola continuavo ad andare, al liceo ci continuavo ad andare, facendo qualche casino al liceo, ma qualche casino a livello personale di rapporti, ma con gli studi non andava affatto male. Però in realtà le mie rapine salirono di livello, no? Dai supermercati piccolini ai supermercati più grossi, fino al mio primo arresto da maggiorenne. Io feci i 18 anni nel febbraio del 1984 e a novembre del 1984 finii a San Vittore per la mia prima volta. Tra l'altro, quando io finii a San Vittore per la prima volta nel mio arresto da maggiorenne, in quel momento, da febbraio di quell'anno, quindi da quando io avevo compiuto i 18 anni, in carcere già ci pernottava mia mamma, mio papà e mio fratello, che erano stati arrestati in precedenza, quindi ero rimasto l'unico componente del nostro piccolo nucleo familiare in libertà, no? E quindi, insomma, Sentivi a casa. eh sì, esatto, infatti andai in cella con mio padre e mio fratello. Quindi l'accoglienza per te in carcere è stata. Fantastica. Sì, fantastica, no? È strano da dire, ma mentre del carcere minorile, non essendoci mai stato, mi spaventava, cioè dal momento della manetta, al momento dell'apertura del portone del Beccaria, ero ansioso, ero timoroso, ero spaventato, mi ricordo di aver provato paura. In realtà, quando mi arrestarono la maggiorenne, che era arrivato a San Vittore, cioè, la mia preoccupazione era capire quali erano le persone di riferimento a cui potevo rivolgermi per dire: «Ehi, attenzione, guardate che qua di sopra c'è mio papà e mio fratello, cioè, quindi fatemi andare da mio papà e mio fratello», no? Quindi no, non l'ho vissuta assolutamente con timore, no? È stato ovviamente l'entrata in un carcere da maggiorenne, a differenza di un carcere minore, è totalmente differente. L'impatto è molto più forte, gli ambienti sono, insomma, negli anni 80, quando sono entrato in carcere io, era appena finito l'era delle rivolte, l'ultima rivolta c'era stata 2 anni prima, quindi era insomma, un carcere molto violento che è rimasto violento ancora per più di un decennio. Poi le cose si sono ammorbidite oggi ancora di più, però insomma il carcere non era assolutamente un bel ambiente. Quanto sei rimasto in questo carcere? La mia prima carcerazione è durata 2 anni e 8 mesi. Ci sono rimasto poco meno di 2 anni perché poi sono uscito in semilibertà. In virtù e in ragione del perdono giudiziario, in quel momento la mia fedina penale era pulita. Anche se il reato avrebbe comportato una pena molto più alta, in realtà presi
il meno possibile, no? La rapina partiva come un minimo da 4 anni, essendo incensurato, con tutte le attenuanti generiche del caso, un ragazzo di 18 anni, considerato ancora un giovane adulto, di conseguenza presi il minimo e feci 2 anni la prima volta. Nel frattempo i miei uscirono, per cui quando uscii da quella carcerazione i miei erano di nuovo fuori, quindi ritornai in un nucleo familiare esterno dopo 2 anni di carcere, sì. Quando sei uscito, hai iniziato a rapinare banche o hai passato un po' di tempo? No, ho praticamente cominciato subito, anche perché quando uscii incontrai la prima donna importante della mia vita, che si chiamava Patrizia, si chiamava perché purtroppo è deceduta da un po' di anni, più grande di me, perché aveva 8 anni più di me, e fuori, insomma, conobbi lei, avevamo cominciato a vivere insieme. E ovviamente incontrai gente che avevo conosciuto durante quei 2 anni. Uno di questi faceva già rapina in banca e un giorno mi disse: vieni a fare una rapina in banca con me. Io, guarda, non ne ho mai fatte. E lui mi disse: ma no, non ti preoccupare, ti spiego io. Andiamo. E così successe, no? Feci la mia prima rapina in banca, ricordo anche esattamente dove, ovviamente. Mio escalation fu solo quello, no? Ho sempre solo rapinato poi banche, a volte in due, a volte in tre, a volte in quattro, a volte i compagni erano sempre gli stessi, a volte cambiavano. Non ho mai cambiato, diciamo, target di obiettivo come magari facevano molti che spaziavano dalle banche alle poste e alle gioiellerie. Io mi sono sempre rifiutato, per esempio, di rapinare le gioiellerie, non ne ho mai rapinata una, semplicemente perché non andava contro a quello che era il mio modo di vedere, no? Cioè, la banca, fondamentalmente, nella mia testa, allora non faccio del male a nessuno, porto via i soldi a una banca che ne hanno tanti, mentre invece se vado a rapinare la gioielleria porto via soldi probabilmente a uno, gli vado a toccare il suo, e non lo voglio fare. E così è stato. Allora, nel tuo libro spiegavi com'è una batteria, da chi è composta, se ti va di raccontarcelo anche qui, così ci facciamo un'idea, per chi non lo sa, come funziona questo mondo. Ah, allora, le batterie nascono un po' per caso e un po' per scelta, nel senso, è ovvio che le tue prime azioni criminali le commetti con le persone che frequenti, quindi con i tuoi amici, con quelli che frequenti giornalmente. E ovviamente in quell'ambiente quelli che frequenti fanno le stesse cose che fai te. Questo ragazzo con cui feci la mia prima rapina, per esempio, si chiamava Renato, era un ragazzo di Baggio. Lui era già avvezzo a farla ed era il cosiddetto rapinatore solitario, no? In quegli anni le rapine si facevano anche abbastanza facilmente, le banche, le porte, le entrate non erano come adesso allarmate, le doppie porte, le porte a bussola, quindi si entrava, si pigliavano i soldi e si usciva, e lui era uno che le faceva da solo. In realtà quella banca che lui voleva rapinare quella volta era una banca che da solo sarebbe stata veramente un po' troppo complicata da fare perché era grossa, per cui lo chiese a me che aveva trascorso buona parte di quei 2 anni in carcere con me, ci eravamo conosciuti, ci eravamo trovati bene, avevamo un'affinità caratteriale, ci trovavamo bene, e quella rapina andò così bene a livello di affinità che lui cominciavamo a fare coppia. Alzando però il livello ti rendi conto che alcune banche in due diventa difficile fare, come quella che avevamo fatto insieme sarebbe stata difficile fare da solo. Una banca un po' più grossa o un po' più complicata sarebbe stata difficile da fare in due, per cui cerchi un terzo. Un'idea ce l'hai di chi può essere adatto caratterialmente a farle, no? Vai a proporre all'altro se vuol fare squadra, se vuol fare batteria, e così nascono, no? Due, tre. Io personalmente non ho mai avuto una batteria grossa, no? Al massimo sono state batterie da quattro, ma non è detto che poi ogni rapina si faceva in quattro, no? Macchetta da fare in due si fa in due, però batterie da quattro, poi la divisione dei soldi di quella banca si divideva anche con gli altri, perché la volta dopo magari la facevano gli altri due e dividevano con te, poi quando c'era da fare una banca più grossa si andava tutti e quattro, quindi nasce così. E quando una batteria si forma, poi all'interno della stessa ognuno ha un poi un suo ruolo specifico, no? C'è
quello più attento e bravo a prepararla per andare a vedere quali sono le strade migliori da fare per andare via, dove è meglio posteggiare la macchina per fare il cambio, per conoscere la zona, se quella zona la conosci meglio te, guida te, andiamo via, guidi te. Quindi ognuno poi si specializza io personalmente. Durante le rapine non sono mai stato quello, diciamo, che all'interno della banca sta inerte, inteso che è quello che controlla che tutti gli altri. Sono sempre stato quello che andava dietro al banco a prendere i soldi. Cioè, a me piaceva muovermi, essere veloci dentro, mi piaceva muovermi, non ho mai fatto quello fisso. Altri invece preferivano entrare e stare dalla parte, diciamo, del pubblico a controllare che non entrasse o ancora peggio che non uscisse nessuno, o meglio, quelli che entravano li si faceva entrare, ma quelli che dovevano uscire ovviamente non potevano uscire. Quindi ognuno si creava un ruolo un po' per le attitudini caratteriali che si aveva e la batteria diventa sempre più affine tra di loro, poi ognuno ovviamente diceva la sua quando c'era da fare un lavoro. Non c'è un vero e proprio capo all'interno, come si può immaginare nei film, no? Comando io, facciamo questo e tu fai quello che dico. Non esiste, cioè, batteria è una batteria che decide tutti insieme come fare e cosa farla, e co come farla e dove farla, soprattutto, no? Poi, una volta che si è deciso di fare quella determinata banca, prima di farla ognuno ha un suo ruolo, no? Quindi, la batteria generalmente poi si frequenta anche al di fuori delle rapine, no? Cioè, non è che Eravate amici? assolutamente sì. Sono ancora, conosci ancora? Siete rimasti in buoni rapporti? Non con tutti, ma semplicemente perché vabbè, uno mi ha tradito pesantemente ed è quello che poi mi ha fatto fare la carcerazione più lunga. Un paio sono morti. Uno di questi si è suicidato per non farsi arrestare e altri che invece chi è morto di malattia. Oppure ha smesso come ho fatto io, no? Ha smesso, ha cambiato vita e alcuni poi insomma, la vita ti divide, ti perdi, non sai più che fine fai. Oggi è anche vero che con i social, diciamo che chi se n'è tirato fuori ed è vivo, bene o male, ci siamo rintracciati un po' tutti su Facebook o su Instagram o comunque sui vari social, ma sono pochi, sono molto pochi quelli che hanno continuato su quella strada. Come ho detto, sono morti o si sono sepolti in carcere con valangate di anni, se non con gli ergastoli. Alcuni ci sono dentro ancora adesso. Senti, una domanda che volevo farti, se posso, è come spendevate i soldi quando ce n'erano tanti? Per Bella vita. te cos'era la bella vita? Per me la bella vita era vestirmi bene, comperarmi tutti gli abiti che desideravo comprarmi, a volte anche inutilmente, se pensate che a distanza di tantissimi anni da che ho smesso, ho ancora un armadio pieno di camicie, molte delle quali finirò per buttarle perché non l'ho mai messo. Quindi abiti, macchine, quindi belle macchine, belli abiti, in vacanza perennemente. 365 giorni all'anno, inteso che quando è marzo e fa freddo o inizia la primavera, noi si era già, che ne so, in qualche località di mare, nei Grand Hotel, a divertirsi, chi con le ragazze, chi non le aveva tra di noi, aiutando gli amici, perché noi che avevamo soldi, che ne avevamo tanti, quando qualcuno di noi, o qualcuno di noi inteso, qualcuno che noi si conosceva, ci chiedeva aiuto, che era in difficoltà, c'era parecchia solidarietà, insomma, economicamente si aiutava. Magari ragazzi che erano cresciuti da ragazzini con noi nei quartieri e che avevano intrapreso non una carriera come la nostra, se di carriera si può parlare, ovviamente è un eufemismo il mio, no? Ed erano rimasti al palo, quindi che ne so, andando a rubare le autoradio e guadagnando le 50.000 lire al giorno, e quando ci incontravano che erano in difficoltà e magari nel frattempo si erano sposati e avevano fatto 3 figli, e noi lì si allungavano ai 2 milioni, ai 3 milioni, che per noi non erano niente, che si spendevano valangate di soldi, in alcuni momenti diciamo,
milione quando lo stipendio di uno che lavorava in una fabbrica o in un ufficio era di 600, 700, 800 mila lire al mese, un milione lo spendavo in un giorno, tra hotel, macchine, benzina, vestiti, ristoranti alla sera. Quindi questa era la bella vita, cioè alzarsi al mattino senza nessuna preoccupazione di denaro, cioè economica e di denaro. Quindi che faccio? Faccio quello che mi pare, faccio quello che voglio. E l'unico pensiero, l'unico obiettivo era non arrivare a finire i soldi o prima che finivano i soldi rapiniamo un'altra banca. Questo era, no? Certo, oggi se io penso alla quantità di denaro che sia io e tantissimi come me in quegli anni avessimo messo via una piccola parte, potrei vivere di rendita. Penso di aver rapinato qualche miliardo, probabilmente, di vecchie lire, ovviamente. Allora, ti vado a dire in quanti carceri sei stato. Svariate volte li ho contati, però poi te lo dimentichi. Indicativamente credo di aver girato una ventina di carceri. Il massimo che sono arrivato è stato il carcere di Chieti, qualche carcere della Toscana, della Lombardia, del Piemonte, un paio di carceri del Veneto, insomma una ventina in tutto. Quello in cui ti sei trovato meglio? Il carcere di Bollate, da dove poi sono uscito definitivamente durante questi vari trasferimenti, perché oggi la situazione dei trasferimenti è differente da quella di un tempo, nel senso che in quegli anni tu potevi essere, insomma, arrestato a Milano e potevi essere trasferito in qualunque carcere d'Italia, isole comprese. Ovviamente i disagi quando hai una famiglia, se tu risiedi in Lombardia e ti spediscono in Abruzzo piuttosto che in campagna, diventa disagio. Negli anni, tra le varie riforme che ci sono state, una di quelle è stata che non puoi essere trasferito in un carcere distante oltre i 300 km dal luogo di residenza. Mentre invece in quegli anni tu venivi spedito dove c'era posto, fondamentalmente. E poi più eri un detenuto, passatemi il termine, rompicoglioni, e più finivi lontano. In questi vari preliminari carceri, da uno di questi, nel 1992, precisamente dal carcere di Mantova, sono poi evaso, per poi essere riarrestato circa 6 mesi dopo. Però, come ho detto prima, quello in cui mi sono trovato meglio è stato il carcere di Bollate. Anche se, nonostante mi fossi trovato, è quello in cui mi sono trovato meglio, è stato quello in cui, paradossale dire, sono stato meglio, ma sono stato anche peggio. Nel senso che arrivavo da un carcere molto duro, dove ancora oggi vige la sveglia alle 8 del mattino con l'inno nazionale sparato dagli altoparlanti nei corridoi, e non puoi stare a letto, devi comunque alzarti, dove vigeva dentro insomma, abbastanza una roba militare, carcere bello tosto. Quando sono stato trasferito al carcere di Bollate per l'ultimo pezzo della carcerazione, ho fatto fatica. Ho fatto fatica, tant'è vero che quando la mia attuale compagna, che è la mia compagna da oltre 10 anni, e veniva a trovarmi, i primi tempi palesavo malessere e disagio dicendogli che volevo andarmene da lì, perché Bollate è un carcere dove, se io lo paragono sempre a un paese dove nel perimetro viene eretto un muro, dove all'interno tu ti muovi, agisci e interagisci come faresti nel paese in cui vivi o nel quartiere in cui vivi, per cui godi di una libertà mai vista e neanche immaginata dentro una struttura carceraria. E inizialmente, paradossale dirlo, è difficile perché mentre prima tu conduci una vita 24 ore su 24 completamente palettata dalla sveglia del mattino alla chiusura e allo spegnimento delle luci dalla notte, qualunque movimento sei soggetto a una guardia che ti apre la cella e te la chiude. Bollate no, Bollate la cella ti viene aperta al mattino, ti viene chiusa la sera, e durante il giorno hai mille attività da poter fare. E la grossa differenza è che non è che tu hai mille possibilità
possibilità di attività che vanno da quelle dello studio a quelle lavorative da poter fare. Le devi fare, le devi fare, se qualcosa devi fare, non ti puoi permettere di fare una carcerazione buttata in una branda completamente passivo, come invece accade nel 95% delle carcerazioni delle altre carceri italiane. E anche il carcere da dove sono uscito. È stata una carcerazione molto breve, che è stata l'ultima in assoluto, per un reato commesso ovviamente sempre in una banca, e sono uscito da lì nel 2015, dovendo scontare ancora una condanna di 6 anni e 8 mesi, dovendo scontarne ancora 4 e qualche cosa, e li ho passati tutti e 4 in regime di affidamento. Regime di affidamento con un lavoro che è quello che mi ha portato a essere quello che sono oggi, nel senso che io in quei 4 anni di affidamento, per caso, con la persona che mi aveva assunto a lavorare in un'azienda che faceva e-commerce, faceva il soccorritore, ho fatto un corso per diventare un soccorritore sulle ambulanze, sono diventato un soccorritore, ho una certifica regionale come soccorritore, sono diventato successivamente un capo servizio sulle ambulanze, sono diventato un autista in emergenza, oggi sono un istruttore di soccorritori ed è il mio lavoro. E devo dire grazie sia a questa persona che allora mi fece uscire con un lavoro, perché mi ha fatto conoscere un mondo che mi piace, che faccio volentieri e sono completamente. Oggi, da tanti anni, per la prima volta nella vita mi sento libero. Grazie. Grazie a te, Chiara, grazie.